Benvenuti in questo nuovo video, un video dove spiegherò e farò il punto della situazione per quanto riguarda le sessioni che farò io. Oggi è sabato primo giugno, è strano che registro di sabato pomeriggio, sta per terminare, diciamo, anche qualche ora la chiusura del modulo per la prenotazione dei contatti. La seconda parte del video... Eh, è dedicata all'audio fatto da voi del gruppo e volevo precisare alcune cose sia per una cosa sia per l'altra la prima è ho visto ci sono state tante prenotazioni non riuscirò a farle tutte ovviamente farò quattro nomi adesso vedremo se riuscirò a far posto a altre due persone quindi Vediamo di farne 6 e eh, ruota della fortuna saranno scelte queste 6 persone. Ne sono arrivate tante. E poi controllando un po' le statistiche, è che l'82-84% delle persone non sono iscritte al canale. Magari vedono il video, dicono ah ok fa metafonia, chiede un contatto e via. Senza sapere come lavoro, cioè lavoro tra virgolette, nel senso come opero, forse è la parola più indicata, e come anche accetto le richieste di metafonia. Perché sicuramente adesso chiuderò il modulo e sono sicuro al 100%, per non dire al 300%, che arriveranno eh, altre richieste. Ciao, mi fai una sessione, nome e cognome, eccetera, eccetera. Ok, grazie, senza sapere no senza aver modo di capire eh, come come opero chi sono le guide non vedono neanche un video e non lo so sono un po perplesso su queste cose no? nel senso che eh, chi commenta sono tre o quattro persone vabbè qualcuno vede il video qualcuno no e eh, delle richieste che sono arrivate cioè insomma eh, non lo so eh, sono spuntate per caso queste persone eh, ci sono quelle tre o quattro persone che comunque richiedono il contatto anche se era già stato eh, fatto e quindi quelle lì automaticamente andranno escluse come anche esclusa una eh, una richiesta di metafonia che è un po' ambigua nel senso che eh, questa richiesta non è un contatto, ver cioè è un contatto verso eh, il proprio caro ma vuole spiegare un, un, una cosa terrena che è successa. E qui mh, tengo a precisare una cosa molto importante. Fondamentale. I nostri cari ci vedono, ci sentono, ci guardano, sappiamo quello che succede nella nostra vita, le nostre dinamiche terrene. Quindi eh, non si chiede un contatto per chiedere scusa per una determinata situazione che non è creata da noi stessi, ma è creata da conto terzi. E quindi questa sessione non faccio né nome né cognome né, né spiego eh, la situazione perché è una cavolata nel senso il tuo caro se sta vedendo questo video se lo vedrà questo video il tuo caro sa come sono andate le cose non devi chiedere scusa perché una terza persona eh, ha fregato una messa e ha cambiato il nome cioè eh, non vado in profondità ma spiego così perché sennò la gente dice ah oh, chissà cos'è successo chissà che il tuo caro sa che cosa è successo poi dopo eh, chi ha fatto quella cosa si prenderà la responsabilità in un secondo momento eccetera eccetera quindi questa, eh, questa richiesta di metafonia eh, la cestino nel senso che eh, non essere in colpa perché non è di peso da te ma è di peso da un'altra persona quello che è successo nel senso perché tante volte è l'intenzione che conta, il gesto che conta, non la messa in se, in se stesso, nel senso sì, le messe aiutano i nostri cari, chi non è nella luce aiuta i nostri cari. Questa è la cosa fondamentale che ho spiegato tantissime volte. Eh, ritornando al discorso che ci eh, sono tante persone che sono spuntate fuori dal nulla, cioè almeno eh, boh, iscrivetevi al canale o mettete un mi piace, fate un gesto o anche commentate. Cioè, ci sono tre o quattro persone che commentano e non hanno chiesto la metafonia, hanno il piacere di vedere il video, di sentire cosa dice, che poi tra l'altro è un nostro caro anche se non è il nostro eh, sanguigno, perché comunque di là saremo tutti fratelli e sorelle, se non, se non capiamo questa situazione eh, è difficile andare oltre, ecco, perché il papà di, eh, o la mamma di una persona che comunque mi chiede la metafonia, un giorno sarà il nostro fratello e sorella dall'altra parte. Quindi cerchiamo di seguire i video, perché poi adesso qua arrivo alla seconda parte del video, cioè l'audio fatto da voi. L'audio è fatto da voi c'è la gente che non ha capito una mazza. Nonostante che io abbia fatto un video che non è visibile, che qua su YouTube spiegavo che, che la gente si era prenotata, cioè... No, non si era prenotata perché eh, volevo sei nomi, ne sono venuti fuori otto e li farò tutti e otto perché comunque non mi porta via tantissimo tempo. Almeno speravo che non mi portava via tantissimo tempo, ma invece le cose mi sono ritorte contro. Del semplice fatto che eh, se la gente non segue un video di spiegazione come viene fatta una determinata cosa, è difficile per me... Fare quella determinata cosa nel senso girare l'audio e cercare di tirare fuori qualcosa che ha detto il vostro caro. Facciamo un esempio molto pratico. Spiegavo nel video, spiegavo chi ha la parlantina molto veloce. Ad esempio, una mia collega di lavoro ha cioè la parlantina molto veloce perché, comunque, è sudamericana loro hanno questa cosa che parlano molto velocemente. Vuol parlare così, di stare attenti quando si faceva un audio. E poi me la, dove, cioè, me la dovevate girare e mandare, è eh, di cercare mm, di tenere un, un, una parlantina molto più eh, tranquilla, molto più lenta, molto più adeguata a una conversazione che è profonda. Con un vostro caro e anche qui eh, sono successi, mi sono arrivati un po' di audio, un po' anche lì, eh, un po' particolare. Nel senso una persona mi ha mandato quattro audio, l'ha rifatto quattro o cinque volte perché forse non era vezza alla tecnologia. Ma due o tre audio erano uguali, ne ho tirato fuori uno. Un'altra persona comunque. L'ha rifatto due o tre volte perché gli erano arrivate le notifiche dal telefonino. Magari metterlo in modalità aereo che si sente solo magari la vibrazione, è un ting e basta. Oppure, meglio, chi è più avvezzo alla tecnologia spegne la connessione, registra l'audio e poi lo condivide nel in, in messenger per mandarmelo. Ecco, insomma, per farci capire bene queste cose andranno spiegate su un video un po' più adeguato eh, per spiegare come, come creare un audio perché è successo anche a ah, no al limite lo rifaccio ecco questo al limite lo rifaccio è sbagliato nel senso non è che stai mandando un audio a un amico tu stai facendo un audio che stai parlando con il tuo caro in un'altra dimensione e qui è paganin non si ripete nel senso quell'audio che hai fatto deve essere buono quello punto se me ne fai due magari nel primo audio scartato il tuo caro ha modificato i fonemi e ti ha mandato dei messaggi e ti ha detto qualcosa nel secondo audio che dice io lo rifaccio te lo rimando il tuo caro magari non ha detto niente succedeva male perché non ci ha detto niente, perché non ti ha detto niente e quindi eh, risulta frustrante per te e problematico per me. E la questione degli audio fatti da voi è una cosa, una connessione tra voi e il vostro caro e deve essere profonda. Non state mandando un messaggio tramite... Eh, non voglio menzionare l'app verde, eh, va bene, non va bene, lo cancello, ne faccio un altro. Cioè, è una connessione profonda, è una cosa molto importante, nel senso forse eh, si è preso sotto gamba questa cosa che non si è capito, eh, che non sono dei pagliacci di là, nel senso non sono pronti a fare qualsiasi cosa che vogliamo noi non ho schioccato di vita eccetera cioè eh, adesso vedremo un po' come salteranno fuori questi audio perché comunque la vedo problematica perché alcuni audio sono molto difficili per la parlantina veloce eh, per eh, 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 avevo detto che non, non andavano fatti cioè scandire bene le parole che così era un audio fatto bene insomma ci sono diverse problematiche quindi se negli audio che usciranno gli audio fatti da voi non ci saranno molte interazioni o non ce ne sarà proprio nessuna la colpa è eh, eh, 50% è mia ma l'altro 50% è vostra nel senso se io faccio un video e spiego come fare una determinata cosa eh, cerchiamo di stare un attimo attenti cioè eh, è come se voi vedete un video per preparare una torta, eh, guardate gli ingredienti, guardate quanto deve andare il forno, se va riscaldato, ventilato, eccetera, eccetera. Se vi esce una torta fatta male, eh, una motivazione ci sarà perché avete sbagliato in qualcosa. Quindi niente, questo video era un po'... Un purpurri di lamentele mie ecco, insomma riguardanti questioni eh, di gente che chiede la metafonia e non si è mai fatta viva e si salta fuori solamente quando cioè, ha bisogno di, fare cioè, di avere un contatto da, da, dall'altra dimensione. E eh, la questione degli audio fatti da voi, che insomma in questa seconda tournament, questa seconda parte, diciamo. Mm. Eh, ci siamo un po' complicati le cose insomma ecco e niente i video ritorneranno settimana prossima ogni domenica penso eh, questo è un caso che oggi uscirà questo video di sabato primo giugno perché domani è 2 giugno è festa e quindi è festa peccato poteva essere lunedì e eh, stavamo magari lunedì avevo un giorno in più per fare qualcosa e niente eh, so eh, iscrivetevi al canale attivate la campanella insomma tutte le cose eh, che uno dovrebbe fare perché poi io non chiamerò nessuno nel senso guarda che la tua sessione è pronta perché mi è capitato varie volte anche questa cosa gente che non guardava neanche il video usciva la sessione passava una settimana un mese io ho ancora una sessione di una persona che non ha mai visto questo video, che era dedicato a lei e questa sessione è rimasta lì con zero visualizzazioni ormai da tre anni. E questa persona è sparita mh, anche da eh, Social Blue. Eh, non il 5 Tio, ma l'altro è irrecuperabile e per questo ha inventato la storia di prendere solo ed esclusivamente i nominativi tramite il sito internet così ho l'email e se uno sparisce almeno ho l'email ecco a proposito anche questa piccola cosa che io prendo sempre e solo ed esclusivamente nomi e cognomi tramite il sito quando è aperto il modulo delle, delle, dei contatti solo in quel caso lì non mi scrivete in privato dice, ah, ma, eh, vorrei sapere di no perché mi capita spesso e volentieri quasi ogni giorno vorrei la sessione eh, ogni, ogni volta devo ripetere sempre le stesse cose è frustante è, è problematico per me è anche una perdita di tempo perché comunque basta poco uno vende il video lo ripeto nei vari video almeno su tre video lo ripeto una volta che io prendo nominativi quando esce il video, infatti se andiamo a vedere la playlist eh, su YouTube, eh, come è avvenuto settimana scorsa che richiedevo i eh, nominativi per le sessioni, basta un attimo, clicchi video, vedi la playlist, non è che ci vuole tanto. Però forse la gente è troppo di corsa, troppo presa, fa prima a mandare un messaggio non pensando che quel messaggio l'ha mandato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persone, magari in una settimana io rispondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte aha, a persona Cioè, eh, e insomma, e capiti anche il lavoro che c'è dietro, nel senso lì a perdere tempo a rispondere a persone che non vedono un video eh, porta via tempo a me porta via tempo all'ascolto degli audio porta via il tempo alle mh, prossime sessioni porta via il tempo quando edito il video porta via tempo e poi è tutto questione di tempo non basterebbe 24 ore al giorno ma basterebbero forse 48 per un giorno solo e niente però si lavorerebbe di più quindi non va bene, va bene 24 e niente, era un video un po' così per spiegare determinate cose ci sarebbe tantissime altre cose da spiegare ma mm, fammelo breve sto video perché siamo già a 17 minuti e 7 e non voglio stare qua mezz'ora perché già la gente non vede un video di 5 minuti figurati uno di 17 va bene la concluse al prossimo video ciao